Parla tifoso napoletano. Il Napoli potrebbe essere sul punto di effettuare uno dei trasferimenti più sorprendenti della sua storia recente. Un portiere che da anni è uno dei nomi più importanti del bel paese potrebbe essere in procinto di vestire la maglia azzurra. Oggi approfondiremo questa possibilità, analizzando ogni dettaglio di questa vicenda che sta sconvolgendo il mercato dietro le quinte. Il talentuoso portiere italiano vive giorni di incertezza a Parigi. Da quando ha lasciato il Milan per assumere la guida del Paris Saint-Germain, il portiere ha affrontato alti e bassi. Inizialmente il suo arrivo era circondato da aspettative, ma la mancanza di costanza nel rendimento e le decisioni di Luis Enrique hanno fatto sorgere dubbi sulla sua continuità nel club francese. Recentemente il rinnovo di Donnarumma con il PSG è in fase di stallo. Fonti vicine al club hanno rivelato che l'accordo per il prolungamento del contratto non sta andando avanti, il che ha aperto le speculazioni su una possibile uscita. Questa situazione è diventata ancora più complicata con l'ingresso di Matvei Safonov e Arnautenas nella competizione per il titolo. Secondo il giornalista Daniel Riolo, di RMC Sport, il mandato di Luis Enrique al PSG ha generato tensioni sia dentro che fuori dal campo. Ha messo in dubbio aspramente la decisione di schierare Safonov in una partita cruciale di Champions League, suggerendo che potrebbe aver minato ulteriormente la fiducia di Donnarumma nell'allenatore. È in questo scenario che appare il Napoli come possibile destinazione di Donnarumma. Antonio Conte, sempre attento alle occasioni di mercato, starebbe analizzando seriamente la situazione del portiere italiano. La motivazione di questo movimento ha un nome: Alex Meret. L'attuale titolare del Napoli non ha ancora rinnovato il contratto, il che lascia il club in allerta. Meret è un portiere di qualità, ma il ritardo nel rinnovo ha fatto sorgere dubbi sul suo futuro al Napoli. Il CDA del Napoli esiterebbe ad offrire un contratto lungo senza prima valutare le possibilità sul mercato. Ed è qui che Donnarumma diventa un'opzione estremamente allettante. Per Conte portare Donnarumma sarebbe più che una soluzione al gol, sarebbe un colpo da maestro per rinforzare la rosa dal nome forte e aumentare la competitività della squadra a livello europeo. Inoltre, Donnarumma avrebbe l'opportunità di tornare in Italia e consolidarsi come uno dei principali giocatori della Serie A, cosa che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione da titolare della nazionale italiana. Tornando al PSG, i contrasti interni per i posti da titolare tra Donnarumma, Safonov e Tenas stanno creando una dinamica complicata in rosa. Mentre Donnarumma è ancora visto come il titolare principale, gli errori di Safonov e le scelte di Luis Enrique hanno messo in discussione la sua posizione di rilievo. Luis Enrique, noto per aver preso decisioni coraggiose e spesso controverse, potrebbe contribuire a creare un clima di incertezza. Ciò non influisce solo sulla prestazione di Donnarumma, ma apre anche spazi a club come il Napoli per cogliere l'opportunità di sedurre il portiere con un progetto più stabile e ambizioso. È chiaro che qualsiasi trattativa che coinvolga Donnarumma richiederà uno sforzo finanziario non indifferente. Il suo stipendio al PSG è attualmente uno dei più alti per il ruolo di portiere e il Napoli avrebbe bisogno di presentare una proposta solida per attirarlo. D'altronde, considerando il livello di preparazione di Donnarumma e la sua età, questo investimento potrebbe portare un ritorno importante in termini di prestazioni sportive e di marketing. Inoltre il Napoli dovrebbe fare i conti con la situazione Alex Meret. Se Donnarumma arrivasse davvero al club, un trasferimento di Meret in un'altra squadra sarebbe inevitabile, generando eventualmente fondi aggiuntivi per bilanciare l'investimento. I tifosi del Napoli, appassionati ed esigenti, rimarrebbero sicuramente divisi da questa mossa. Donnarumma, nonostante sia uno dei migliori portieri italiani oggi, ha lasciato il Milan in difficoltà, il che potrebbe far temere per il suo impegno. Tuttavia, la sua qualità tecnica e la sua esperienza internazionale hanno il potenziale per conquistare rapidamente la fiducia dei tifosi napoletani. Nonostante tutto l'entusiasmo che circonda il possibile trasferimento di Gigio Donnarumma al Napoli, è importante riconoscere le sfide che circondano questo tipo di trattativa. Il primo ostacolo, senza dubbio, è il costo.
Donnarumma è uno dei portieri più pagati al mondo e il suo attuale contratto con il PSG riflette questa realtà. Per il Napoli, adattare il budget e la struttura salariale per accogliere un giocatore di questo calibro richiederà creatività e attente trattative. Inoltre, difficilmente il PSG lascerà andare Donnarumma senza chiedere un risarcimento significativo. Nonostante il club francese stia affrontando problemi interni, inclusa la competizione per il posto da titolare tra i portieri, Donnarumma è ancora visto come una risorsa preziosa. Qualsiasi proposta del Napoli dovrà essere sufficientemente convincente per convincere il PSG a liberare il giocatore. Altro punto da considerare è la situazione di Alex Meret. Il portiere italiano è stato un giocatore fondamentale per il Napoli, soprattutto nella stagione precedente, quando ha contribuito allo scudetto. Se arrivasse Donnarumma, sarebbe inevitabile la partenza per Meret, che richiederà uno sforzo anche da parte della dirigenza per trovare la sua destinazione ideale per l'attuale numero uno del club. Se gli ostacoli finanziari e strategici venissero superati, l'arrivo di Donnarumma rappresenterebbe un vero cambio di livello per il Napoli. Con esperienza in competizioni di alto livello, come la Champions League e il campionato europeo, il portiere porterebbe non solo sicurezza in porta, ma anche leadership e fiducia alla squadra. Antonio Conte, noto per il suo approccio tattico rigoroso, avrebbe in Donnarumma un giocatore che si adatta perfettamente alla sua filosofia di gioco. La capacità del portiere di esprimersi in situazioni di pressione, la sua apertura all'area e la prontezza di riflessi sono attributi che potrebbero elevare la prestazione difensiva del Napoli a un livello ancora più alto. Inoltre, la presenza di Donnarumma costituirebbe un elemento di attrazione per altri giocatori che potrebbero essere interessati ad approdare al Napoli. Gli acquisti di alto profilo spesso creano un effetto a catena, attirando più talenti e consolidando la reputazione del club come forza nel calcio europeo. Per gli appassionati tifosi del Napoli, l'arrivo di Donnarumma sarebbe un evento storico, ma non privo di polemiche. Molti ricordano ancora il modo in cui il portiere lasciò il Milan, il che potrebbe far sorgere dubbi sul suo impegno a lungo termine. Se però Gigio dimostrerà impegno e dedizione in campo, queste paure verranno sicuramente superate in tempi brevi. Nell'ambito della Serie A, Donnarumma avrebbe la possibilità di riaffermare la sua posizione di principale portiere italiano, misurandosi direttamente con altri nomi di spicco del campionato. Per lui, tornare in Italia sarebbe più di una decisione professionale, sarebbe un'opportunità per riconnettersi con le sue radici e costruire un'eredità duratura nel calcio italiano. La telenovela che coinvolge Donnarumma e il Napoli è ancora lungi dall'essere completata, ma le tessere si muovono dietro le quinte. Con sfide e opportunità ben definite, spetta ora al CDA del Napoli lavorare per trasformare questa ipotesi in realtà. I tifosi attendono con ansia, consapevoli che il possibile arrivo di Donnarumma potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il club. Fino ad allora, continueremo a seguire ogni dettaglio di questa storia che promette di scuotere il mercato dei trasferimenti. Gigio Donnarumma al Napoli, sogno o realtà? È questa la domanda che in questo momento domina i corridoi del mercato. Se Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis riusciranno a superare le sfide finanziarie e strategiche, l'arrivo di Donnarumma potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del club. Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti, perché questa telenovela promette capitoli entusiasmanti nelle prossime settimane. Non dimenticare di lasciare i tuoi commenti e condividere le tue opinioni su questo possibile noleggio. Alla prossima volta! Forza Napoli sempre!